Salve amici, ben ritrovati. Buonasera, perché ormai è sera. Vado a fare un po' di dolcetti, un po' di crostate perché non ce n'è più. In questa casa non c'è più niente di dolce, però oggi vado a fare delle crostate senza glutine, eppure senza latticini e via. Facciamo un pochino i bravi. No, comunque a parte gli scherzi, vado a fare un po', perché in casa nostra si usa fare anche dei periodici, ci piace. A volte moderare un pochettino il glutine, specialmente quando si è un po' esagerato, così. Quindi vado a fare delle belle crostate, buone, spero, senza glutine e senza il burro. Questo giro con l'olio, lo so, non è una vera frolla. La vera frolla non si è tocca. Frolla Milano con il burro, le uova, le sue quantità, ben venga. Però oggi vado a fare queste crostate un pochino più salutari, diciamo. Ah, volendo si può fare anche vegana, cioè la parte che io metto di uova si può mettere in liquido. Vabbè, allora, senza il glutine ci si può sbizzarrire lo stesso con le farine, con i preparati. La si può fare con le farine universali senza glutine, che viene buonissima, viene bene, oppure si può fare un mix di farine come ho fatto io oggi. Allora, io ho fatto un mix di farine. Allora, per arrivare a 1 chilo, questo è 1 chilo di farine. Dove ho messo 500 grammi di farina di riso, poi ho messo 200 grammi di farina di grano saraceno, 200 grammi di fecola di patate e 100 grammi di amido di mais. Poi sotto al titolo del video, nella descrizione, vi scrivo tutte le dosi. Comunque, un mix di farine amidi e vado a fare queste crostate con queste farine qui. Possiamo mettere la farina di mandorle, possiamo su 1 chilo di farina, diciamo che metto mezzo chilo di farina di riso e poi mi sbizzarrisco un po'. Si può mettere farina di mandorle, si può mettere la farina di quinoa, insomma ce n'è. Io ho usato il grano saraceno, oppure si può fare anche metà farina e l'altra metà fecola e mais. Insomma, si può scegliere un pizzico di sale. Così, poi vado a mettere 5 uova, in questo caso non è vegana, ma è solo senza glutine e senza latticini. Ripeto, se vogliamo farla vegana, omettiamo le uova e al posto delle uova andiamo a mettere circa qua una metà, mezzo litro in un chilo di farina di liquido, che può essere latte di riso, latte di avena. Un latte vegetale, latte di soia, quello che più ci piace. Va bene, che chiacchierona. 30 grammi di lievito, 2 bustine di lievito per dolci, quello istantaneo. 250 grammi di olio di semi. Io ho usato l'olio di semi di girasole. Poi metto la planetaria un attimo sulla bilancia perché vado a mettere lo zucchero. Allora, lo zucchero, di solito io in 1 chilo di farina, nelle mie frolle classiche, metto 500 grammi di zucchero, qui ne metto meno perché la metà di questa farina è farina di riso, la farina di riso è già dolce di suo, quindi vado a mettere 200, 300, 300 grammi di zucchero, non di più, anche perché andrò a fare tutte crostate e sappiamo che le crostate dopo con la marmellata diventano belle dolci. Poi vado a mettere un po' di aroma, che può essere scorza di limone, può essere scorza di arancio, possono essere le fialette, può essere la vaniglia, che ne so, può essere il rum, l'essenza di mandorla, insomma, possono essere tutte queste. Gli aromi sono a scelta. Io vado a mettere il limone, poi planetaria, inizio ad impastare, non troppo, però vado a impastare e mi tengo vicino un liquido. In questo caso io in casa ho del latte di avena, che lo usiamo per fare il cappuccino. Sapete che il latte, noi abbiamo un montalatte, il latte di avena viene un cappuccino fantastico, come col latte di soia, ma col latte di avena secondo me è più buono. Vabbè, questa è una parentesi che non c'entra. Per avere un impasto omogeneo, come una frolla normale, da poter maneggiare, lavorare col mattarello, se serve aggiungo un pochettino di liquido. Che potete usare, come dicevo, qualsiasi liquido, anche l'acqua, se nessuno di questi liquidi vi spagiola, vi piace, potete usare anche un goccio di acqua se non volete usare il latte. Io questa
però la, come dicevo, la voglio fare senza latticino. Bene, vado a impastare questo meraviglioso impasto gluten free e poi vi faccio vedere dopo andiamo sul tagliere. Comunque sono classiche, normalissime crostate. Ciao. Eccolo qua il nostro impasto che ho appena tolto dalla planetaria. Allora, mi sono messa qui un po' di farina di riso, vi potete mettere, dato che siamo in un impasto gluten free, o dell'ame o della fecola o la farina che avete usato. Vedete che bello? Allora, io tendo, come vi dicevo, mentre l'ho messo nella planetaria, quando ho impastato, ho aggiunto circa così di un bicchierino di latte di avena, perché gli impasti gluten free tendono, se guardate, anche se vedono dei video di questi impasti secchi, crepati, sono difficili da maneggiare, quindi mettere un pochino di liquido in più, vedete com'è, anzi quasi un pelo morbidino, però vedete com'è bello, insomma, malleabile, vedete, bello morbido, ecco. Adesso lo andremo a stendere, come lo lascio qui un pochettino, allora 10 minuti, un quarto d'ora qui a rilassare, uso sempre la mia farina di riso e poi prendo gli stampi, la carta forno da stenderlo su due fogli come di solito faccio con le mie frolle. Ci vediamo fra una decina di minuti. Ora sto già facendo le mie crostate, ne ho già fatta una, guardate un po', prendo un pezzettone. Mi sono messa qua la farina di riso, insomma quelle senza glutine. Prendo due fogli di carta forno come facciamo di solito tutte le crostate. Qui bisogna stare più attenti, nel senso essere abbastanza delicati, perché gli impasti gluten free sono un pochino più antipatici da tirare e necessitiamo di abbastanza farina per aiutarci se abbiamo mantenuto un impasto morbido, che vi assicuro che conviene stare più sul morbido perché, ripeto, sono impasti un po' più difficili, non è difficile, ci vuole un po' più di delicatezza a maneggiarli. Vedete, ogni tirata che do vado a stendere e poi bisogna spesso girare, perché adesso nella parte sotto sicuramente la carta forno tende ad attaccarsi, vedete, e dopo rischiamo di romperla così. Mi do un'altra piccola tirata qua, prendo il mio stampo, quello che avete scelto, ma si vede qua, aspettate che faccio così, forse un po' meglio. Ok, prendo il mio stampo che ho unto appena, perché questa frolla poi è anche poco grassa, perché l'olio non abbiamo messo una quantità enorme. Vado a rigirarla e poi dovevo passare questo, glielo passo dentro così, oppure con la forchetta fate dei buchetti. Con un tarocco vado a tagliare, con un coltello, quello che avete, tutto l'eccesso, così, questo facciamo le strisce, prendo la marmellata, la crema, quello che vengono molto buone anche con la crema pasticcera, quella gluten free. Io qui sto usando una marmellata di quelle che si acquistano di ciliegia, una normalissima marmellata, che le mie ormai non ne ho più. Ok, la vado a stendere. E poi il procedimento è proprio come una qualsiasi crostata. Marmellata mettete a vostro gusto, io non ne metto troppissima perché i miei maschi stufosi sbrontolano. Ok. E poi la metto un po' da parte, prendo il mio pezzo, ma gliene aggiungo un altro po', non si sa mai,
vado a fare un qualcosa di ovale. Metto farina sempre e la stessa cosa. Allora, le strisce, come dico sempre in tutte le mie crostate, perché vengano bene bisogna tenerle un po' grosse. Così. Stesso procedimento. Farina. Giro. Stacco. Farina. A me piace avere in freezer, in discorta, anche un po' di cose, o gluten free, o vegane, perché insomma sono tante le persone. Ok, qui lo rigiro perché vado a tagliarle. Mi assicuro, esatto, che non si attacchi niente. Prendo la rotella. Qui vado a usare 6 strisce. 7 li uso di solito per la pastiera. Così mi metto vicino la mia crostata e inizio. Vedete che è molto più fragile di un impasto con il glutine. Così, e poi mettiamo questo, scusate, qui in questa casa sapete c'è sempre molto traffico, gente che va, gente che viene, e così, e qua andiamo a mettere l'ultima, e voilà. Beh, insomma, si possono fare delle cose carine, e poi andiamo a tagliare il nostro eccesso. Forno 170 gradi, 25-30 minuti, dopo dipende sempre dal vostro forno. Questo impasto viene molto buono, secondo me, perché la farina di grano saraceno dà il suo perché. E voilà. Vedete? Che carine? Non sono vegane, però queste gluten free e senza latticini. Ora andiamo in forno, vado a fare, ne scapperà fuori un'altra o due o tre biscotti, non lo so. In forno, allora, a 170 gradi per una trentina di minuti, poi dopo ci guardiamo. A dopo! Allora, prima di infornare, volevo farvi vedere quello che è uscito con un chilo di farina, le dosi, questa dose che ho fatto io oggi, e che vi metterò nella info box, nella descrizione, così dopo per regolarvi se dovete fare delle divisioni. Mi sono venute 3 crostate con un diametro da 28 cm, 2 da 24, avete visto, ne ho fatte 2, quelle che ho fatto, come vi ho fatto vedere con le strisce, 2 che ho fatto degli stampi più piccoli, vedete, ho la pasta, ho usato uno stampo più alto e la pasta, quella del bordo, l'ho ribaltata, vedete, facendo dei ricci così, mettendo 2-3 filetti di mandorle. Queste 2 le ho fatte con la marmellata di mirtilli, questa vedete con i cuori, perché non avevo più impasto per fare le strisce, forse non mi bastava, e quindi ho fatto così, con uno stampino, si fa ancora prima, e sono anche molto carine. Prima di infornarle però vado a passarle con lo zucchero a velo, perché avranno un colore più bello in cottura. Dopo ne andremo a mettere anche dopo. Oh, queste sono cose che uno può o non mettere, ecco. È molto facoltativo, la crostata sono fatte, ora andiamo in forno, così volevo farvi vedere quello che le dosi, le torte che vengono, le crostate che vengono con un chilo di farina. Ci vediamo dopo, andiamo a cucinarle. Eccole qua le nostre crostate pronte, guardate, ho lasciato si intiepidissero, anzi si raffreddassero un po', una l'ho già messa in un piatto, sono profumatissime. Un consiglio, quando si fanno gli impasti gluten free, farle ben cotte, perché secondo me sono più buone. Poi insomma, qua ne abbiamo una che vogliamo andare subito a tagliare, tutte le torte, le crostate gluten free sono più friabili, a me piacciono molto perché sono croccantose, e voilà, niente glutine e niente
Latticini. Bene. Se le provate, dite qualcosa. Sono buone, ci stanno, stanno bene quando abbiamo degli ospiti che non mangiano il glutine o non mangiano i latticini. Sono buone anche per noi, per, insomma, sono forse un po' più salutari. Ogni tanto bisogna ricorrere anche a queste ricettine. Bene, fate anche voi queste crostate gluten free. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Vado a mangiare la crostata.